si potrebbe definire una sintesi d'autore, nel senso che è arrivato a un certo momento che ogni in qualche modo è avuto un momento di crisi, come è normale che sia. Pronto? Dicevo, ha avuto un momento di crisi ed è stato quello il momento in cui io personalmente, che lo avevo guidato, quantomeno lo, essendo giovane, Tony, quindi non avendo vissuto la storia del Filistudio, comunque, che Tony appartiene alla generazione del terzo millennio, cioè lui ha frequentato il Filistudio a partire dal 2000 e ha visto tutte le rassegne, diciamo, antologiche che sono state fatte tra il 2000 e il 2010. E a quel punto io l'ho calato e l'ho fatto fare avanti e indietro dal 67 ad oggi un'infinità di volte. Poi ho capito che dovevo fare un passo indietro. A quel punto gli ho detto: vai dove ti porta il cuore. Ecco, e lui ha realizzato questo documentario che potete vedere. Tra l'altro, insomma, io l'avevo già visto, ma rivedendolo ancora di più mi ha colpito anche in qualche modo il voluto stile sperimentale che si avvicina un po' anche alle cose di Grifi, di Baruchello, a tutte le cose che avete fatto vedere. E infatti ti chiedo, ma questo a questo punto è un film, un documentario che è più giusto che vada in sala o giri per i cineclub di tutta l'Italia? Allora, tanto... è da cineclubico, diciamo. Ecco, per esempio, io sottolineo in questa situazione che il documentario dovrebbe essere editato come un video da Raro Video, dovrebbe. Allora io mi sono riservato, io Film Studio e Madcast, che diciamo è l'altra piccola produzione che ha dato una mano decisiva alla realizzazione del documentario, mi sono riservato la distribuzione nei cinema e soprattutto nelle scuole di cinema, nei film club, nei cineclub, nelle presso associazioni culturali, presso spazi attrezzati, perché so perfettamente che questo è un documentario che può dare spunto e può offrire, diciamo, la possibilità di non solo di parlare di studio, ma di parlare di cinema. Io volevo chiedervi, adesso facciamo un giro, insomma, bene o male voi siete registi, documentaristi, operatori culturali, esercenti, insomma, e anche un po' tutto insieme, ma alla luce di quello che ci siamo detti prima della proiezione del film, cioè oggi nel momento in cui sulla rete possiamo trovare anche i film più rari, più trovabili, che veramente fino a 10 anni fa si sarebbe dovuto girare in qualche modo non un film studio ma tutti i film studio d'Italia per cercare alcune cose veramente improbabili, e adesso con un click tutto quello che abbiamo visto io l'ho quasi tutto trovato in rete, tra l'altro, per dire, e con il fatto che quasi tutto, e con il fatto che molte cose in qualche modo, molti punti di incontro sono anche virtuali, molti punti di riflessione sul cinema. Mi chiedo, oggi, diciamo, un luogo come il Film Studio, ma come anche come il Labirinto, come oggi la Vol 11, qual è in qualche modo la caratteristica, l'elemento aggiuntivo di forza, l'attrattiva culturale in più che deve avere rispetto a questa apparente virtualità in cui possiamo trovare e parlare di tutto? Iniziamo da Mimmo. Mamma mia, che domanda difficile. Beh, intanto sai, c'è qualcosa di incredibile, no? Perché in questo film io ho ritrovato la mia storia, ma no? Anche se sembra tutto lontano, invece improvvisamente, no? Dal titolo, che è Suicidio Mon Amour, io a Torino insieme a Silvia della Casa, gestore di un cineclub, un movie club, no? Dove cresciamo insieme, fondavo un locale di rock, di teatro, di video che si chiamava Hiroshima Mon Amour, per esempio. Mi ritrovo dentro Nanni Moretti, che è stato il mio primo produttore di cinema di fiction, oltre che attore
del mio film, mi trovo Grifiche, fu forse il primo cineasta che incontrai quando venne a Roma con un documentario sulla FIA, no? E Grifiche mi stava ad ascoltare, nonostante mi considerassi un po' un piccolo borghese, così la Mercedes del capitalismo, sarei finito malissimo, diceva lui, no, prima o poi ti avrebbero messo in questo nuovo circuito così, però intanto guardava il mio documentario, mi faceva vedere le sue macchine che costruiva nel suo laboratorio, no? E per dire appunto, io per vedere Anna ho dovuto andare da lui, perché non trovo il modo di vederlo in nessun modo, ed era un film mitico per me, per non sentire parlare, avrei potuto vederlo in tutti i modi, in tutte le maniere, no? Quindi voglio dire, è un film che ci riguarda, ma è molto interessante perché è un film che riguarda l'oggi, cioè si fa delle belle domande sull'oggi. Devo dire che questo è molto interessante, cioè come noi vediamo il cinema, che cos'è il cinema. Mi sembra che Bernardo Bertolucci con molta tranquillità, no? Ci dice che tutto si trasforma, è andato da un'altra parte. La fine del teatro. Sì, si è andato da un'altra parte, chissà, forse non lo sapremo neanche noi dove andremo a finire. Di sicuro, come dire, ci possiamo dire solo una cosa, che oggi c'è questo film, che riusciamo a vederlo qua, che è andato al Festival di Roma, no? Però è già qualcosa questa confusione che ci attanaglia la mattina a sera, no? È già qualcosa il fatto che Armando lo incontro tutte le mattine praticamente quando sono a Roma perché non lavoro eccetera dal giornalaio, ci scambiamo due parole sulla vita e sul cinema, no? E intanto abbiamo un mondo irreale, no? Vince per realtà, vincono i rapporti fatti su internet, eccetera. Quindi voglio dire, la verità è che per noi quello che succederà, il futuro, le cose eccetera, non ci resta che affrontarlo, come dice Tutino De Bernardi, no? Dobbiamo essere, lo spirito di questo film è assolutamente avanguardia sempre, dobbiamo vivere l'avanguardia. E ti dico una cosa incredibile, io a Torino ho cominciato con Tutino De Bernardi andando a riprendere a scuola, perché lo insegnava e faceva i film d'avanguardia che io non capivo allora, ma sono andato a girarlo e poi ho vinto il festival. Che allora si chiama Festival Cinema Giovane a Torino, questo piccolo documentario, non saprei neanche come chiamarlo, e in questo momento, proprio in questo momento mi ritrovo a Espas, in questo momento a produrre il prossimo film di Torino De Bernardi, no? E quindi, come dire, alla fine il cinema è il mondo, no? Cioè io in fondo da spettatore dei film del film studio mi ritrovo a viverlo, no? Il cinema. E quindi quando parliamo di dove andremo a finire, cosa facciamo, forse il più saggio è sempre Nanni Moretti, no? Che come dire, ci sa fare, no? Lui si occupa di se stesso, no? Di come vuole vedere i film e come gli piace vedere. Forse questo è un grande insegnamento per tutti noi. C'è qualcuno che piace vedersi lì sul telefonino bene, c'è qualcun altro che arriva sul tablet, qualcuno si arriva a cercare. Nanni gli piace andare a vedere al cinema, perfetto, questa sera sono felice di essere venuto qua da casa a piedi e avere una sala così vicino a casa e insomma la vita va avanti, questo è importante. Senti Luca, invece sia da spettatore, da giovane regista, appunto ai tempi del film studio, ma anche da studioso in qualche modo del fenomeno cinematografico, come vedi tu l'ulteriore passaggio? Cosa c'era prima del film studio invece, perché appunto parliamo del 67 e poi degli anni 70, ma chi avesse voluto cercare un film d'autore, come avrebbe dovuto fare fino a quel momento? Sono tante domande, e cosa in qualche modo vedi come prossima evoluzione di questo ciclo, in qualche modo, della visione? Dunque, fino agli anni 60, fin dai primi anni 60, quello che si sapeva, quello che si poteva immaginare fosse il cinema sperimentale, lo si poteva desumere soltanto da certi cicli che facevano la Cineteca Nazionale o il Planetario, per esempio. Il Planetario adesso c'è nel Planetario si faceva il centro sperimentale, organizzava dei cicli sui registi del muto, sui registi degli anni sperimentali, anche negli anni 20, come Hans Richter, per esempio, fu
visto per la prima volta al Planetario, adesso è sede del Museo Nazionale Romano, ma delle Terme di Diocleziano, ma allora c'era appunto questa possibilità. Il film studio ebbe il grande merito di coagulare tutte queste spinte, questi interessi verso la sperimentazione, verso il cinema alternativo a quello industriale, in una formula assolutamente vincente e azzeccata. E questo fu il grande merito di Sbardella e Armando e Annabella Miscuglio. Sì. Tu sei arrivato dopo, sì, è vero, ma insomma il grande merito di coalizzare tutti gli interessi verso il cinema di sperimentazione che prima erano dispersi per la città, un po' il Planetario, come dicevo, un po' alcune visioni organizzate nell'università, così un po' sperimentalmente negli anni 60, però il film studio lo faceva con una formula vincente, perché era una formula aggiornata, convincente, dove coagulava intorno a sé tutti gli artisti, tutti i cineasti, e non solo i cineasti, ho detto appositamente gli artisti, perché la forza del film studio è stata quella di dimostrare che il cinema è per antonomasia un'arte interdisciplinare. Lì si è potuto capire benissimo, con il coraggio di quella programmazione, che il cinema poteva essere qualcosa di diverso dalla visione industriale o che si poteva usufruire soltanto nelle sale cinematografiche con il cinema cosiddetto industriale. Era un'oasi alternativa, un campo di sperimentazione che coagulava tutti coloro i quali vedevano nel cinema non soltanto un discorso codificato dall'industria, ma come campo di sperimentazione e di interdisciplinarietà con le arti visive. E infatti, il grande merito del film studio è stato quello di attrarre l'interesse dei grandi artisti della fine degli anni 60, come Schifano, come Andy Warhol, come Baruchello, come Luca Patella, ma questi erano, non erano prettamente solo dei cineasti, certo, Nespolo, questi non erano dei cineasti tout court, erano degli artisti che operavano nel mondo dell'arte contemporanea. Quindi questa fusione tra arte, cinema, come campo d'azione dell'arte cosiddetta visuale, delle arti visuali, ecco, ebbe nel film studio una formidabile rappresentazione, una sintesi formidabile, ecco, per questo voglio dire. Poi, infatti, Schifano, che fra l'altro aveva uno studio proprio lì accanto a voi, in via delle Mantellate, era un frequentatore abituale. Luca Patella è uno straordinario artista che ho conosciuto lì proprio al film studio, ma a lui interessava, il film studio gettò per primo un ponte tra il cinema e le arti visive. Ecco.